è la seconda tappa nella strategia di propaganda. Il presunto documentario Vittime del passato descrive poi il cosiddetto malato ereditario come una minaccia genetica alla nazione e conclude invocando dapprima la sterilizzazione forzata. Questo il testo originale del documentario. Negli ultimi decenni l'umanità ha peccato orribilmente contro la legge della selezione naturale. Non solo abbiamo risparmiato vite indegne della vita, ma abbiamo anche permesso loro di moltiplicarsi. Ecco i discendenti di questa generazione tarata. Grazie ai farmaci, nei manicomi sopravvivono intere famiglie. I costi necessari per curare i figli malati di questo solo gruppo sono stati finora 154.000 marchi. Quante case per gente sana si sarebbero potute costruire con questa somma? Il risultato di questa prima campagna di propaganda fu che tra il 1933 e il 1939 sono stati sterilizzati contro la loro volontà 350.000 cittadini tedeschi ritenuti dannosi per l'integrità della razza ariana. Potevamo scegliere se farci sterilizzare o tornare in manicomio. Per molto tempo le ragioni di questi interventi mi furono oscure. Solo nel 73 scoprii tra i documenti del Tribunale nazista per la salute ereditaria che la decisione era stata presa in seguito a una richiesta dell'ufficiale sanitario della nostra città, che non ci aveva mai visitato e non ci conosceva nemmeno. La cartella clinica di Clara Novak dichiara che la donna è affetta da schizofrenia ereditaria. Dopo la guerra, Clara, invece, farà un'ottima carriera come infermiera. Avevo sempre desiderato avere una famiglia numerosa. La sterilizzazione me ne ha privato per sempre. Così, quando le mie vicine mi raccontano dei loro nipoti, io mi sento disperata perché non ho né figli né nipoti. Sono sola. Un altro filmato di propaganda, Das Erbe, ovvero l'eredità, si spinge ancora più avanti e suggerisce quasi esplicitamente l'aberrante idea di uccidere i disabili. La storia è ambientata in un laboratorio medico. Si vuole dare un tono scientifico inconfutabile. I protagonisti sono veri scienziati. Commentano un documentario di storia naturale e, naturalmente, arrivano a sostenere la necessità di eliminare i più deboli. Ecco i dialoghi originali e lo speaker del documentario nazista. Abbiamo una serie di riprese sulla lotta per la sopravvivenza. Su questi animali, la natura opera la sua impietosa selezione. L'uccello malato cade preda del gatto. La lepre debole viene catturata dal predatore. Anche i membri della stessa specie combattono fra loro finché il più debole soccombe. Certe femmine d'uccello eliminano per istinto la prole troppo debole. Così anche gli animali perseguono una loro politica razziale? In un certo senso sì. Le scene di selezione naturale sono poi montate a contrasto con visioni scioccanti girate nei manicomi. Il filmato si conclude significativamente con immagini che esaltano la comunità nazionale tedesca, forte e sana. Poi, nell'estate del 39, la svolta più atroce. Dalla sterilizzazione all'assassinio. Le prime vittime innocenti e indifese sono naturalmente i bambini. La terapia consiste nella somministrazione di dosi sempre più massicce di Luminal, sostanza che porta i piccoli pazienti prima a un sonno sempre più profondo, quindi al coma e successivamente alla morte.
dai bambini agli adulti. Questi poveri infelici sono trasferiti in una decina di manicomi. Qui, per la prima volta, si sperimentano come strumento di sterminio le camere a gas. Ma vediamo cosa accadeva quotidianamente in una di quelle fabbriche di morte, il manicomio di Hadamar. Appena giunti, i cosiddetti malati ereditari sono portati nei sotterranei. Qui devono spogliarsi e poi entrare nei locali adibiti a docce. Ma da quelle docce, in verità, scenderà un gas letale, il monossido di carbonio. In questa stanza sono stipati fino a 60 portatori di handicap fisici e mentali per volta. Quando le porte si riaprono, i corpi sono ammucchiati. Poi sono trascinati fuori e scaraventati nei forni crematori. Il fuoco distruggerà ogni traccia di queste vite, giudicate non degne di essere vissute. Un'anagrafe interna emette falsi certificati di morte per giustificare in modo plausibile l'improvvisa scomparsa di centinaia, migliaia di malati. I certificati, con scrupolosa efficienza, sono spediti ai parenti, insieme a commosse lettere di condoglianze. Alla lettera inviata a mio padre era incluso un certificato di morte che parlava di paralisi cerebrale. La lettera specificava che il corpo di mia madre era stato cremato per ordine della polizia. Le eliminazioni degli imperfetti sono organizzate in questa anonima villa di Berlino, al numero 4 di Tigertenstrasse, da cui il nome in codice Aktion T4. T4, T l'iniziale della via, 4 il numero civico. Il programma di eutanasia è guidato da Philipp Bauer, capo gabinetto di Hitler. Per questa operazione sono reclutati psichiatri, neurologi, medici generici, infermieri, volenterosi carnefici asserviti a una logica criminale e perversa. Per poter fare certe cose, come hanno fatto i medici nazisti, Mengele, eccetera, è necessario avere una struttura della personalità dove il sadismo è estremamente forte e c'è un piacere nel vedere il terrore negli occhi dell'altro. E il sadismo è anche una difesa estrema e cruenta contro la paura della sofferenza, della propria sofferenza e della propria morte. Non a caso, e curiosamente, Hitler aveva paura del dolore fisico e della sofferenza. Nell'ottobre del 1939, quando il piano dell'eliminazione degli handicappati e dei malati mentali è al culmine, i responsabili del progetto T4 commissionano all'ufficio propaganda due film. Servono a tranquillizzare le coscienze di tanti tedeschi. Il primo documentario ha un titolo significativo: Esistenze senza vita. Ancora una volta, per tentare di dare credibilità al filmato, il protagonista è uno scienziato. La versione originale di questo documentario è scomparsa per sempre. Quelle che stiamo vedendo sono delle ricostruzioni fedeli basate sulle sceneggiature originali scoperte di recente negli archivi di Stato dell'ex Germania Democratica. La malattia mentale è un male ereditario, uno dei maggiori pericoli per la salute della nazione. Un'esistenza senza vita. I manicomi pubblici e privati sono stati costruiti nel cuore della meravigliosa campagna tedesca. Manicomi nuovi, ancora più grandi, che soddisfacevano tutte le esigenze della medicina moderna. Così è cresciuto a dismisura in Germania il numero di manicomi pubblici e privati, che oggi ospitano quasi 400.000 malati di mente, idioti e ritardati. Di loro si debbono prendere cura oltre 2.000 medici e quasi 40.000 fra infermieri, sorveglianti e inservienti. Nonostante tutti gli sforzi della nostra psichiatria, una grande percentuale dei nostri malati mentali rimane incurabile. È un errore pensare che malati come questi possano provare felicità o attaccamento alla vita. Non sanno neanche di vivere. Restano attaccati alla loro esistenza solo per abitudine.
Ogni possibilità di curarli, o anche di vederli migliorare, è da escludere. Ad alcuni di loro però è accordata una temporanea sospensione dell'esecuzione. Devono servire come comparse di un abominevole set. Nel realizzare il film, nessun particolare è trascurato. Una maniacale attenzione è riservata all'uso delle tecniche di illuminazione. Il regista e gli operatori scelgono una luce radente, dal basso, per far apparire i malati come figure grottesche. Tutto è costruito per condurre a una sola inevitabile disumana conclusione. Invochiamo un destino clemente che liberi queste creature infelici dalla loro esistenza senza vita. Quanto è crudele mantenere in vita fino alla vecchiaia, come cadaveri viventi, persone spiritualmente morte, giorno dopo giorno nelle tenebre della follia. Sempre le stesse idee folli, sempre lo stesso comportamento idiota. Anni, decenni, una vita intera, eternamente a un livello che possiamo riscontrare solo nei gradini più bassi del regno animale. Poi il colpo di scena finale. Dalla cattedra lo scienziato, con toni persuasivi e carichi di emotività, rivela il suo progetto. L'unica vera soluzione: l'omicidio di massa. Se fossi colpito da una malattia mentale incurabile, preferirei morire. E sono convinto che ogni persona sana la pensa così. Ma sono convinto che anche ogni malato di mente, se fosse in grado di capire la propria condizione, vorrebbe porre fine a una simile esistenza. Nessun essere umano sensibile potrebbe negargli quel diritto. Non è forse questa una richiesta dettata dalla carità? Libera chi non può guarire. Il direttore di un grande manicomio ha posto la domanda ai genitori di tutti i suoi malati incurabili. Il 70% ha risposto sì. Una madre ha scritto: non chiedetemelo, fatelo. L'altro film di propaganda, Geist Schranke, malato di mente, comincia esaltando i risultati considerevoli nel trattamento delle malattie mentali ottenuti grazie all'elettroshock e alla terapia insulinica. Ma l'obiettivo vero è quello di fornire una base scientifica al concetto di malattia incurabile. La malattia mentale incurabile. Si può ben dire che si tratti della sorte più orribile che possa toccare a un essere umano, perché non si guarisce né si muore. I malati mentali vegetano in un'esistenza che non ha più nulla in comune con i veri valori della vita umana. Il nostro Stato nazionalsocialista, attento allo scopo e al valore della vita umana, ha adottato misure tali che quanti sono afflitti da una malattia mentale incurabile possano essere sollevati dalle loro sofferenze disumane e dalla loro esistenza infernale con una morte dolce e inattesa. In un altro momento del film Malati di mente, le eliminazioni nelle camere a gas sono riprese attraverso uno spioncino. In seguito, queste scene saranno censurate dagli stessi responsabili dell'Aktion Tiefea. E così, al posto delle immagini degli omicidi di massa, solo la descrizione dell'eutanasia. In una stanza ermeticamente sigillata, i pazienti vengono esposti agli effetti del monossido di carbonio. Il gas, che fluisce all'interno, è completamente inodoro e priva i pazienti prima della capacità di giudizio e poi della coscienza. Il malato sdraiato sul letto è filmato mentre sta morendo. Il commento che accompagna l'immagine di un viso in apparente riposo dice: senza alcuna sofferenza, in completa incoscienza, il paziente viene liberato grazie alla morte. Il viso tormentato, distorto e disumano dei malati mentali incurabili cede il passo alla calma che solo la morte può dare. Così la morte diventa salvezza. Vivevamo a Limburg. Io lavoravo lì.
Spesso arrivavano vagoni pieni di